Durante l'anno scolastico 2014-2015, la classe quinta D della scuola primaria Filippo Corridoni di Ateleta, con l'aiuto delle insegnanti Giovanna Donatelli e Anna Lucia Di Corpo, hanno realizzato un progetto denominato Laboratorio Giornalistico. Maestra Giovanna, in che cosa consiste il progetto Laboratorio di Giornalismo? Allora, si tratta di un percorso inizialmente di lettura e poi di scrittura, quindi di produzione. Siamo partiti dalla storia del giornale, in particolare del quotidiano, quindi abbiamo seguito questa evoluzione, questo percorso dall'inizio, dalla nascita fino poi al giornale web che tutti noi oggi conosciamo. Abbiamo studiato la struttura del giornale, in particolare abbiamo esaminato la prima pagina, quindi la distinzione tra i vari tipi di giornali, il quotidiano, il settimanale, il mensile. Niente, si è conclusa poi con la produzione da parte degli alunni di una serie di articoli su diversi argomenti. Prendendo spunto dal concorso indetto dal quotidiano abruzzese Il Centro, la classe ha realizzato diversi articoli su vari temi: solidarietà, territorio, cibo, con riferimento ad Expo 2015, che a giorni sarà inaugurato a Milano. Maestra Anna Lucia, perché avete aderito a questo progetto? Abbiamo aderito a questo progetto perché era importante per i nostri alunni conoscere una delle forme più importanti di comunicazione, che è il giornale, anche se è la meno immediata e anche se oggigiorno altri media sono molto più importanti. Però loro si sono molto appassionati, hanno imparato moltissimo da questo progetto e noi speriamo che tra questi alunni venga fuori un futuro giornalista, di quelli famosi. L'appello degli alunni alla dirigente scolastica Enrica Romano è quello di continuare questa esperienza prossimo anno nella scuola media.